Il padre del sindaco di Villa Sant'Angelo, Remo Nardis, di 82 anni, la vittima del gravissimo incidente domestico avvenuto nel pomeriggio di ieri fuori alla sua villetta nella frazione di Tussillo. L'incidente è stato causato dal malfunzionamento del piano cottura a gas di una cucina esterna dell'uomo che ha provocato l'incendio di una tettoia. L'uomo è stato avvolto dalle fiamme e la moglie Isabella, di 77 anni, che ha cercato di soccorrerlo, è rimasta a sua volta ustionata prima di essere portata via dal comandante della stazione dei carabinieri intervenuti sul posto, Alessandro Mastropietro. Anche un consigliere comunale, Giuseppe De Michele, ha provato con coraggio a introdursi all'interno della veranda in fiamme per soccorrere l'uomo, ma senza successo. La donna, che in principio sembrava ferita solo lievemente, è stata poi portata al centro Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma per le ustioni riportate nell'incendio di secondo grado e terzo. Tra i primi ad accorrere sul posto dell'incendio è stato proprio il sindaco di Villa Sant'Angelo, Domenico Nardis, che ha chiamato i soccorsi. Il sindaco ha cercato di salvare i genitori lanciandosi tra le fiamme. In seguito al gesto, il primo cittadino è stato ricoverato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila nel reparto di medicina interna con ustioni di secondo grado agli arti superiori e al viso. I vigili del fuoco sono stati al lavoro tutto il giorno per spegnere l'incendio e per i rilievi ed è stato poi richiesto l'intervento anche di un'autoscala per verificare la stabilità dell'edificio dopo il rogo. La Procura della Repubblica dell'Aquila ha aperto un'inchiesta sull'incendio, ma non è stata disposta l'autopsia sul corpo di Remo Nardis. Tra i primi soccorritori, come detto, c'è stato il consigliere comunale Giuseppe De Michele. Ero in auto, ho riconosciuto la casa dei genitori del sindaco, che conosco benissimo, mi sono fermato per provare a fare qualcosa, ha raccontato a caldo. Con gli altri due paesani ho cercato di aiutare con mezzi di fortuna sia la moglie, che era messa meglio, sia il marito, che purtroppo era caduto e si trovava in mezzo al rogo, avvolto dalle fiamme. Abbiamo provato a tirarlo fuori con giubbetti e pezzi di legno, ma non ci siamo riusciti. In un caldo pomeriggio in Romagna si materializza il dramma dell'Aquila Calcio, che abbandona i professionisti dopo 6 anni in C, perdendo 3-1 lo spareggio con il Rimini di Leo Acori. L'ex tecnico aquilano, che ad inizio anni 90 aveva sfiorato la promozione in C, rigetta proprio il suo vecchio amore tra i dilettanti. Davanti a oltre 400 encomiabili aquilani, i rossoblù di Perrone hanno dimostrato ancora una volta tutti i limiti che li avevano portati a giocarsi lo spareggio per non retrocedere. Squadra senza mordente, scarica nelle gambe e senza mai riuscire a gestire il pallone, senza rifugiarsi in lanci lunghi. Ora sarà difficile ripartire, soprattutto alla luce delle palesi spaccature in seno alla società che si erano manifestate già durante il campionato. Al momento è anche difficile ipotizzare l'ipotesi ripescaggio e soprattutto con la stessa dirigenza. La cronaca della disfatta si apre al quinto con una buona chiusura di Maccarrone su Polidori. Ancora Polidori al sedicesimo, non raccoglie l'invito a sinistra di Varutti, poi Carcuro in spaccata, non c'entra la porta. Proprio allo scadere però l'occasione vincente per il Rimini che cambia definitivamente il destino dell'Aquila. Polidori si invola in profondità sgusciando a Cosentini e Piva. Scotti esce malamente sull'avversario, lo abbatte, calcio di rigore rosso per l'ex di turno, entra Savelloni, esce Andrea Mancini dal dischetto, Mancino fa 1-0 ed è buio pesto per l'Aquila. Nella ripresa ancora il Rimini con Albertini che crossa per Di Molfetta alto, ma è solo il Rimini in campo. Al 21esimo cala definitivamente il sipario con Carcuro per Polidori che insacca Savelloni 2-0 e ormai Serie D ad un passo per l'Aquila. Al 23esimo Manuel Mancini, l'unico a salvarsi dalla disfatta da fuori, riesce a trovare il 2-1 e il classico gol della bandiera perché ormai volano gli stracci. Viene espulso anche Perrone e poi Maccarrone, dunque l'Aquila è 9 per un battibecco con la panchina riminese. Alla fine il 3-1 di Mancino che fa doppietta chiude definitivamente i conti. È l'ultima fotografia in C dell'Aquila, almeno per ora. Il club aveva già parlato da tempo che nella peggiore delle ipotesi si sarebbe provato il ripescaggio, soprattutto in vista del riassetto della Lega Pro voluto dal presidente Gravina. Ma come detto sopra, al momento non è facile fare previsioni.
L'unico momento da incorniciare l'applauso sentito dei tifosi del Rimini a fine partita verso la squadra di Perrone e poi verso soprattutto gli ultra rosso-blu applauditi proprio sotto il proprio settore. Ma Rimini è stata padrona del campo, hanno vinto meritatamente, però ripeto, bisogna, io credo che in momenti del genere bisogna solo chiedere scusa perché per quello che può valere la frase di parte retorica, però è un giorno che nessuno sarebbe immaginato, nessuno avrebbe mai voluto, e non siamo stati degni di questi che sono venuti oggi qua e nemmeno di quelli che sono rimasti a casa, quindi malgrado penso che tutti abbiano dato il massimo, compreso il sottoscritto, però vuol dire che non siamo stati all'altezza. E quando c'è una retrocessione ritengo che è il calcio, è la vita, bisogna essere uomini, prendersi responsabilità, nessuno può fuggire dalle proprie responsabilità, perché d'altronde il calcio ti giudica ed è giusto che sia così per i risultati. Quando le cose vanno bene ci sono i meriti, quando le cose vanno male purtroppo ci sono i demeriti, e i demeriti oggi come oggi penso siano di tutti, in primis del sottoscritto, e quindi ripeto, per quello che posso dire io mi sento di chiedere scusa a tutti, perché non era l'epilogo che speravamo e penso che nemmeno meritavamo.